Ragazze, benvenuti in un nuovo video What's in my bag? Cosa c'è nella mia borsa? È tantissimo tempo che non faccio questa tipologia di video, quindi sono contentissima e vi faccio vedere appunto la mia borsa, che è una borsa che ho da un po' di tempo, non ricordo quanto sinceramente, mi pare che sia un regalo di mia mamma a uno scorso compleanno o forse Natale, non ne sono sicura. Comunque la borsa in questione è questa qui, fatta tipo scamosciato ma non proprio, una via di mezzo, lievemente sberluccicosa, non so se rende, ma con la luce vedete che è un pochino lucida, diciamo. Ha queste due maniglie a catena, la maniglia fatta così e anche la tracolla, che per me è super super comoda con la bimba piccola, con Federico. Quando sono un po' in difficoltà uso la tracolla, diversamente quando sono sola e vado a fare commissioni la porto così. Mi piace un sacco perché è una semi rigida, quindi non è proprio rigida ma non è neanche super molle, però è comunque comoda perché si può schiacciare, non è di quelle che come è rimane, insomma si può anche un pochettino modellare quando non ci sta, quando non sai dove metterla eccetera. È molto molto capiente, molto molto comoda e sì, diciamo che da quando è nata a maggior ragione la bimba mi porto dietro un po' di tutto, mi porto dietro tutto ciò che potrebbe servire eventualmente, comodità, non comodità, penso un po' di più ad ogni evenienza, non solo per lei ma anche per me. Quindi, bando alle ciance, direi di iniziare subito con la mia cernierina esterna. Nella cernierina esterna solitamente ci metto il cellulare, che è appunto il mio iPhone, e le cuffiette. Solitamente le cuffiette non le lascio mai a casa, cioè nel senso le uso raramente a casa, perché essendo a casa utilizzo il viva voce o comunque la cassa se voglio ascoltarmi la musica eccetera, però se so che devo prendere l'autobus, a maggior ragione se sono sola, le cuffiette sono sempre qui, non mancano mai. E poi quindi lì dentro è una taschina dedicata alle cose che mi servono al volo, quindi magari timbro il biglietto, lo prendo dal mio portafoglio, lo timbro e lo metto poi in questa taschina insieme all'iPhone e alle cuffiette. Poi, aprendo dentro, la borsa è divisa in due scomparti e il divisorio tra i due scomparti è a zip, quindi eventualmente dentro si possono mettere delle cose un po' più segrete, magari un po' più da custodire, mettiamola così. Allora, passando al primo scomparto, tengo un ombrellino. Ebbene sì, perché è una stagione in cui se non hai l'ombrellino sei fregato, magari 2 secondi prima c'è il sole, 2 secondi dopo diluvia, e quindi io lo tengo sempre in borsa con me. Poi, vabbè, qui mi è rimasto un bigliettino di auguri del mio compleanno che è appena passato, il bigliettino dei miei genitori che mi è piaciuto così tanto. Questo qua con l'unicorno, la torta unicorno, e ce l'ho in borsa perché ho comprato questa fotocamera e i soldini erano dentro la bustina, quindi è rimasta in borsa. Poi c'è una mollettona, perché sì, ho i capelli parecchio lunghi, quindi quando sono in giro, magari soprattutto adesso con questa stagione, a volte li lascio giù, ma capitano delle giornate in cui realmente magari mi possono dar fastidio perché ho caldo, quindi in un attimo solitamente o porto questa o c'è il bastoncino per capelli e li pinzo velocemente. Poi nella taschina laterale con la zip piccolina ci sono 2 elastici per capelli, anzi 3 di questi qua fatti a molla, e una penna, non si sa mai. Puntualmente mi ritrovo a dover fare anche solo una firma o fare una carta in un supermercato e non ho mai la penna. Poi, sempre in questo scomparto, ho questo simil portafoglio, che portafoglio in realtà non è, nel senso che non lo utilizzo come tale. Questo qui l'ho acquistato da Claire's mi pare si chiami, quel negozio che ha tutte un po' cianfrusaglie, trucchi per ragazzine,
cover, insomma un sacco di robine, orecchini, piercing, hanno un sacco di robine sfiziose e io questo qua lo utilizzo come, diciamo, secondo portafoglio, nel senso che a parte che mi piace un casino perché c'è la Torre Eiffel, mi piaceva proprio il disegno e mi sono innamorata, diciamo che quando lo acquistai era un pochettino più rosa, adesso si è ovviamente sporcato e non è che si può pulire più di tanto, però lo sfrutto fino alla fine perché è molto molto comodo. Dovessi mai romperlo lo riacquisterei, non ho neanche pagato tantissimo ma non ricordo più. Allora, qui c'è una specie di scomparto che è un portamonete praticamente con la zip, dove io all'interno metto le monete. Le metto qui perché così nel portafoglio, quello ufficiale, diciamo, con documenti, carte, bancomat, eccetera, non mi si vanno a smagnetizzare e quindi le metto là. E invece qui dentro ci metto appunto monetine e poi tutte le tesserine dei supermercati, dei vari negozi, non tutte, però quelle che andrebbero a riempire troppo il portafoglio, diciamo ufficioso, le metto qui. Poi ho dei biglietti dell'autobus, le tesserine dell'autobus, appunto altre tesserine, c'è Rossi Profumi, Sean Siamesi, che è un negozio dove vado a prendere le cosine per la cagnolina, questo qui. Ho la mia schedina della Vodafone con il PIN perché ogni tanto capita che me lo scordo. C'è la tesserina di scarpe, capello point, insomma tutte quelle che non ci stanno più nell'altro, insomma. E qua appunto altri biglietti, addirittura i biglietti vecchi della mia città che adesso non valgono neanche più, quindi li tengo tipo souvenir. E poi vabbè, qui c'è la foto del mio bimbo quando aveva sui 3 anni, mi pare, era proprio più piccino. E poi sotto c'è una foto mia e di Ricky quando eravamo andati a fare un weekend in montagna. E questo è il, diciamo, secondo portafoglietto, chiamiamolo così. Poi qui tengo una news di cui vi voglio anche parlare, della PowerRad. È una batteria esterna, io non potrei vivere senza, me l'ha mandata questa azienda che ringrazio e saluto, PowerRad, che appunto mi ha dato la possibilità di provarla. Io l'ho provata per un po' prima di parlarvene e mi sono trovata veramente veramente bene, quindi ve la consiglio, carica velocissima, questa qua è quella da 5000 come potenza. E all'interno vi danno sia la custodietta, che è una cosa che non ho mai visto in nessuna power bank, comunque questo genere di cose, custodietta super cuscinosa e il cavetto per caricarla, poi vi serve solo il cavetto vostro del vostro telefonino. Quindi è molto carina, sì, quando l'accendete appunto si illumina, vedete adesso ce l'ho tutta carica perché l'ho messa in carica e qua ci sono gli attacchi, è veramente veramente comoda, mi ci trovo bene e puntualmente mi capita, adesso il mio iPhone tiene abbastanza carica e non esco mai per tantissime ore, però mi prende l'ansia, anche solo vedere il telefonino al 20%, io track, lo attacco, lo metto in borsa e mi si carica. Questo è quello che utilizzo da borsetta, quindi un po' più piccino. E poi vi faccio vedere anche quello un pochino più grande, perché volendoci anche da 10.000, quindi vi fa più cariche, con le istruzioni, sempre il cavetto, sempre la vostra custodia. E questo qua, vedete, è un pochettino più grande. Questo qua è praticamente per Ricky. Vedete che è più grande, lui sta fuori più ore al giorno, quindi siamo sicuri che il cellulare, insomma, non gli si scarica, soprattutto se si trova per strada, eccetera, eccetera. È molto comodo, e soprattutto in queste occasioni, quando non si ha la macchina, si è in mezzo alla strada. Tac, io attacco questo, lo metto in tasca e in men che non si dica mi ritrovo il cellulare di nuovo al top, quindi carico. Quindi io mi sento di consigliarveli, li abbiamo provati tutti e due e ci stiamo trovando molto molto bene. Questo l'abbiamo tenuto nella scatolina proprio giusto per farvi vedere com'è fatta, quindi vi arriva tutto ben impacchettato, ci
ci siamo trovati molto molto bene. Se vi fa piacere comunque di questo, trovate anche un codice sconto che l'azienda mi ha mandato per voi, per chi mi segue, per chi vedrà questo video, quindi vi metto tutti i link del caso nell'info box. Andiamo avanti con la mia mega borsa. Allora, questo ve l'ho fatto vedere, il power bank ve l'ho fatto vedere, passiamo al portafoglio. Il mio portafoglio è questo qua di Stradivarius, che mi piace tantissimo, l'avevo acquistato non questo Natale, il Natale prima, praticamente a gennaio con i saldi, però questo non era in saldo, mi piaceva però troppo e l'ho preso da Stradivarius. L'unica cosa che, cioè il portafoglio che mi è durato di più in assoluto, quindi per la mia esperienza vi posso dire che i portafogli di Stradivarius sono top, cioè non ho mai avuto un problema con la zip, con la cerniera. L'unica cosa è che la scritta di Stradivarius, ovviamente con tutte le varie, i vari agenti atmosferici, si è un pochettino d'argentato, sta diventando tipo color bronzo, ecco, però si abbina bene al colore del portafoglio. Si apre così, io prediligo solo portafogli che si aprono in questa maniera qua, quelli con i bottoni pussoir non li sopporto perché puntualmente non mi si chiudono, quindi io prediligo questi qua giganti con la zip. Comodissimo, anche questo copro solo il visino di mio figlio, c'è il suo disegnino accanto alla sua foto, c'è la mia patente, c'è la carta del supermercato più vicino a casa, le mie carte, la mia tessera sanitaria, insomma tutte le cose che avrete tutti, carta d'identità e quant'altro, quindi questo è il mio portafoglino. Poi un pacchettino di fazzoletti, poi ho questa pochettona che devo ammettere ho iniziato a pensarci un pochino di più da quando c'è la bimba, cioè cerco sempre di avere tutto anche per me per non ritrovarmi a disagio in giro. Questa qui con la R di Roberta, era una pochettina che avevo acquistato con Avon quando facevo Avon, personalizzata, letterina appunto personalizzabile con il proprio nome, e qui dentro c'è un po' un casino, nel senso che ci ho messo tutto quello che mi potrebbe servire in giro per me. Poi se vi può interessare scrivetemelo nell'info box, vi posso fare il cosa c'è nella borsa della bimba piccola, che magari a qualche neomamma o chi è in dolce attesa può essere utile per farvi un'idea, insomma quello che effettivamente mi porto per una bimba di 2-3 mesi. Allora c'è un deodorante, questo qui che non mi fa allergia, adesso vi faccio vedere giusto qualcosa per non tirarvi fuori tutto, però questo piccolo spray che avevo trovato nella Kawaii Box, la bottiglietta solo, e dentro ci ho messo dello struccante perché non si sa mai, magari un pianto, una risata, non lo so, mi cola tutto il trucco, e avere uno struccante secondo me potrebbe essere utile. E ovviamente dentro questa pochettina qui ci ho messo dei dischetti di cotone, altrimenti come mi strucco? Con le mani? Poi ho messo dei rossetti, ne ho messo uno di Bella Oggi che mi piace molto, abbastanza sul nude, quei colori molto nude, uno un po' più strong per magari se sono fuori una serata così, un pennellino per applicare gli ombretti della Kiko. Poi un pennellone, questo qui per terra, cipria, quello che ho, anche se non c'è comunque nella mia pochette per il momento. Un mascara da finire, quindi solitamente nelle pochette da borsa ci metto quelli che sono quasi alla fine, giusto come emergenza, quelli nuovi me li tengo a casa. Questo qui è un super burro cacao di Bottega Verde Karité d'Africa Stick Labbra, ultra ricco, questo qua è super super, per quando magari fuori c'è vento, fastidio, mi sono leccata le labbra, per qualsiasi motivo mi bruciano, tac, c'ho questo. Poi cos'altro c'è? Ci ho messo anche questo qua, che è un rossetto liquido un po' più da festa, diciamo, da compleanno, ma lo devo togliere perché mi sa un po' di Natale. Poi c'è questo ombrettino qui della Kiko Bicolor, da fare magari sfumatura, mettere una base di questo con sfumatura di quest'altro. E poi c'è anche una palettina di Lancôme, questa qui, che vi avevo fatto vedere nel pacco che mi arrivò. Preso al volo questi ombrettini qua, sempre molto abbastanza naturali, ecco. E poi cos'altro vi può, vabbè, c'è un gel mani di Mercy Andy che adoro come marca, mi fa impazzire,
Ci sono dei mini campioncini di profumo di Michael Kors, Wanderlust, campioncino di Nomade di Chloé, giusto da avere un qualcosa se sono in giro e voglio profumarmi un pochettino. E poi tengo anche giusto qualche medicina che solitamente mi potrebbe servire, quindi mi può capitare un po' di acidità di stomaco, magari ho il Gaviscon o una cosina di tachipirina se a me a Ricky insomma non ci sentiamo bene per qualsiasi motivo, e un Buscopan. Questi li tengo proprio giusto così per non ritrovarmi a piedi o non doverli comprare quando a casa ne ho, insomma. E quindi questo più o meno è quello che c'è nella mia pochette. C'è anche una pinzettina, un becco d'oca per i capelli, insomma, queste cosucce qui. Poi siamo alla fine perché non c'è più granché. Anzi, mi sa che abbiamo finito, non vedo altro. Se pensavo ci fosse altro, invece abbiamo finito. La borsa è completamente vuota, cioè nel senso ho rimesso dentro alcune cose, ma rimetto l'ombrello, rimetto il pinzone e il portafoglio, che questo direi che è essenziale. Questa è la mia mega borsa con tutto quello che più o meno mi serve, insomma. Cerco sempre, poi magari uno aggiunge in base alle esigenze un documento, qualcosa che deve fare, insomma, però in linea di massima più o meno è questo quello che mi porto dietro. E niente, fatemi sapere se vi va il video qui sotto nei commenti con il borsone di la borsa del cambio di Alessandra, o che cosa mi porto quando esco con il passeggino, quando c'è anche lei. E niente, spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia piaciuto. Vi lascio i codici sconto della PowerRad, la Power Bank, qui sotto nell'info box. Vi mando un bacione grande e alla prossima. Ciao!